Parte molto bene Gürtler, attenzione. Mezza testa, Lavandero e Gabbiani hanno già effettuato il Joker Left. Scelta probabilmente giusta, visto che soprattutto Gabbiani, che tra l'altro adesso mi sembra in quarta posizione, non era partito benissimo, quindi è stata una scelta giusta. Attenzione Gabbiani, Lavandero, bravissimo, sento un attimo interno, quindi adesso vedremo anche, mi sembra sia passato davanti, sì, ma intanto davanti a tutti. Werner Bürschler, eccolo, poi Maurizio Rossi, davanti a Gabbiani, e allora molto interessante, sì, molto interessante. Attenzione Gabbiani, una piccola incertezza nel tornatino sull'asfalto, perde qualche centesimo, attenzione perché viene toccato, toccano con Lavandero. Intanto Lorenzo Martine davanti, sta approfittando della bagarre alle sue spalle anche Gürtler, mentre davanti a tutti c'è ancora Maurizio Rossi, che però è l'unico che deve ancora effettuare il Joker Left. Il suo miglior giro non è ancora riuscito ad avvicinare Gürtler, ricordiamo che tutti e tre, attenzione, intanto Lavandero sta spingendo tantissimo Gabbiani, adesso cerca, attenzione, forse di risuperarlo, e lo supera, grande prova di Lavandero, Lavandero sugli scudi davvero, non abbia qualche problema perché l'abbiamo sempre visto molto bene nelle precedenti curve, tanto stanno andando a recuperare su Rossi che e Gürtler invece approfitta del fatto che non sia ancora all'interno del Joker Lab e Gürtler davanti a Gabbiani, Lavandero ha qualche problema al tornantino, sembra avere, perché comunque Lavandero gli si avvicina sempre tantissimo. C'è ancora il tempo di recuperare perché siamo nel corso del quarto dei sei giri. Però vediamo come vanno avanti. Gürtler balza in prima posizione. Eccoli che passano, Lavandero e Gabbiani. Gabbiani, quindi sorpassi e contro sorpassi tra questi due piloti. Aspetta. Secondo me si sta divertendo tantissimo adesso Gabbiani, forse un po' meno visto che non riesce più a risuperare il pilota della vettura di fronte a lui, davanti a lui. Attenzione che la porta, direi però di concentrarci a questo punto anche su Gürtler, che ormai è, attenzione, larghissimo anche a Lavandero al tornantino, ancora grande battaglia, mani dietro, tagliare il traguardo, si riesce a allargare altro l'inquadratura in modo da vedere anche la bandiera a scacchi. Eccola, vince Werner Gürtler, 4:49:619, seconda posizione per Lavandero, vediamo Gabbiani, attenzione, infatti terzo,